buonasera a tutti. Allora, noi abbiamo immaginato uno scenario, abbiamo immaginato che pezzi vintage o comunque pezzi del passato che non sono più disponibili nel mercato hanno una grande valenza emotiva e molte volte gli appassionati collezionisti vogliono farli funzionare. Quindi noi abbiamo pensato di dire: non impazzire se non trovi più quel pezzo, non andare dall'artigiano. Andiamo avanti. 3D Heritage. Noi adesso abbiamo la tecnologia di stampa 3D. Quindi noi in questo modo riusciremo ad accontentare questa esigenza. Ecco, quindi il nostro obiettivo è questo, di creare un database di modelli 3D e poterli rendere quindi in tempi rapidi e con tecnologie innovative ed economiche disponibili a tutti quelli che hanno esigenza di trovare questo tipo di oggettistica. Questo è un po' il modello su cui si fonderà anche il sito, ovvero un database di oggetti. Nel momento in cui l'oggetto, il modello 3D, non è già presente nel sito, ci può essere una richiesta e a questo punto noi ci attiveremo con una rete di modellatori 3D per poi creare il file e renderlo disponibile per la stampa e l'invio al cliente. Andiamo avanti. Diamo sguardo veloce a quella che è l'idea di presentazione del sito, quindi una ricerca tramite sia modello che tipologia di oggetto con un sistema di newsletter o comunque di evidenza degli ultimi oggetti di quelli che ho cercato. Andiamo pure avanti. Ecco, quindi il nostro target è un target settoriale ben specifico, di nicchia, che solitamente prevediamo sia anche un tipologia di cliente disposto a spendere, con un'alta capacità di spesa, proprio perché andiamo a colmare quella che a volte può essere proprio una mancanza nel mercato attuale. Questo tipo di business abbiamo pensato di poterlo sviluppare creando delle reti di partners, quindi avremo, diciamo, noi gestiremo quella che è la vendita, mentre quella che è la stampa, la realizzazione degli oggetti 3D, è inutile che andiamo a metterci in competizione con chi già lo sa fare, con nuove tecnologie lo fa bene, ma saranno loro che collaboreranno con noi. Noi gli daremo il lavoro e in cambio riceveranno anche logicamente un feedback, un contatto diretto con i clienti finali che magari oltre al vintage, guardando quello che si riesce a fare al giorno d'oggi con le stampe 3D, possono acquistare altre cose. Logicamente ci sarà un discorso di license agreement, perché se noi realizziamo il modello 3D e lo regaliamo a chi stampa, dobbiamo poi ordinare il nostro business e mercato, quindi il modello lo diamo ma sotto quindi un contratto di licenza. La rete di modellatori 3D, che saranno questi che renderanno appetibile il nostro sito, perché il nostro sito sarà appetibile nel momento in cui sarà popolato da tanti oggetti trovati. E come abbiamo pensato di poter colmare questa lacuna? All'inizio sicuramente dovremo avvalerci di bravi modellatori 3D che con una ricerca andranno a popolare un listino di base. Dopodiché si potrà lavorare on demand, ovvero se non si trova già nel sito quell'oggetto particolare, ci attiveremo con una rete di modellatori. Qual è il vantaggio che avranno dei modellatori 3D di lavorare con noi? Beh, sicuramente avranno, una volta che hanno sviluppato il modello, che questo sarà poi effettivamente comprato da un potenziale cliente, avranno delle royalties. Poi vabbè, c'è anche un discorso che su questo tipo di oggetti c'è un'attività di communities, di mercatini molto, insomma, particolareggiato, quindi l'attività di marketing può essere fatta anche in breve tempo e mirata. Andiamo avanti. Ecco qua, una breve, diciamo, spiegazione del business model. Diciamo che essenzialmente i ricavi saranno fatti nella gestione del servizio di vendita di oggetti. Un'altra cosa mi sono dimenticato di dire: perché ci abbiamo ad appoggiare anche
al laboratorio che stampano 3D, perché anche tutta la gestione non solo della stampa ma della logistica viene demandata all'Europa. Grazie.